Sapori in scena è una delle iniziative a corredo di questa cosa più grande che è stato Gusta la Cultura. E è stato sicuramente una bellissima intuizione, nel senso che è stato tutto quanto portato all'interno del Teatro dei Riuniti e effettivamente si è riusciti in qualche maniera a mettere al centro dell'attenzione la peculiarità dei prodotti di questo territorio, i prodotti dell'alimentare, dell'enogastronomia dell'Alta Valle del Tevere. E questa è stata una cosa sicuramente importante per Slow Food, importante per l'amministrazione comunale che ha creduto moltissimo in questo progetto, che si è fatta promotrice di questa missione così importante, così delicata, che è quella di riportare il valore del cibo al concetto più suo, più vero, che è quello della cultura. Il cibo è cultura, lo è veramente da tantissimi punti di vista, e l'abbiamo dimostrato raccontando le storie che sono connesse al cibo. Quindi un progetto che ha dato la possibilità, grazie anche al PSR, a un finanziamento regionale che ci ha consentito effettivamente di allargare e portare a conoscenza dei più quelli che sono le peculiarità e i sapori particolari e unici del cibo, che ricordo essere un cibo legato fortemente alla filosofia e al concetto del buono, del pulito e del giusto, che è propria del mondo di Slow Food. Vi dico subito che questa salsiccia, che è una delle, come dire, forse il più povero degli alimenti ricavati dal maiale, perché effettivamente il mazzafegato è fatto con diciamo tutto ciò che resta in sostanza, però rivive in questo momento, grazie anche alla tutela di Slow Food, veramente rivive una grande ribalta. Sappiate che in questo momento il mazzafegato dell'Alta Valle del Tevere è venduto in tutto il mondo, cosa che fino a qualche mese fa non era assolutamente pensabile. Un consorzio di piccoli produttori, chiaramente che fanno tutti capo a Slow Food, che sono concentrati all'interno dei produttori del presidio, si sono consorziati insieme e oggi riescono, grazie a uno dei laboratori che è certificato, riescono a produrre questo prodotto che è interessantissimo e molto richiesto all'estero. Il prodotto che andiamo ad assaggiare adesso è un prodotto ancora più particolare di tutti quelli che avete assaggiato fino adesso, perché è una stranissima salsiccia che ha 2000 anni. Si chiama farsiccia, il nome è un nome inventato, è stata estrapolata da un ricettario antichissimo, risale al primo secolo, che è attribuito a Marco Gavia Picio, che è un gastronomo della Roma imperiale, che ha tutta una storia molto particolare che io adesso cerco di sintetizzare, ma volendo insomma possiamo parlare una settimana di Appicio relativamente a tutto quello che è stato la storia anche della gastronomia che è legata a questo personaggio fantastico. Troviamo all'interno di questo ricettario, il ricettario si chiama Il Dere Coquinaria, è fatto di 10 libri, troviamo un insaccato a base di farro, carne di maiale, frutta secca, per la verità mandorle, noci o forse anche pinoli, non è ben specificato, garum, che perché praticamente il garum è estinto, è praticamente sparito, era una salsa a base di pesce fermentato, che era d'epoca, di tradizione antico greca, che poi è stata trasmessa anche al mondo latino e quindi alla Roma imperiale. Era un esaltatore di sapidità sostanzialmente, più o meno come il nostro dado oggi, insomma, in pratica, per essere estremamente sintetici. Però era un prodotto molto molto importante e un elemento fondante della cucina antico romana, assieme ai mosticotti. C'è il suino umbro,
quello a filiera corta, cioè delle aziende che allevano i propri animali e li nutrono con ciò che ricavano dallo stesso territorio, quindi a filiera molto corta delle produzioni. Ci sono le mandorle che hanno in fibra, in sali minerali e anche alimenti nutrizionali di grande efficacia, di grande spessore, e quindi è un complesso dal punto di vista appunto nutrizionale molto indicato. La salsa che trovate accanto è una salsa particolarissima, filologica, perché è mosto cotto insieme a senape. Quindi, che noi abbiamo trovato che si accostava particolarmente bene però abbiamo provato per esempio anche con il miele e si sposa assolutamente bene. In effetti la salsiccia, paradossalmente, si accosta meglio al dolce che non al salato.